Allora, caos, ordine, ordine, caos, rivoluzioni, restaurazioni, restaurazioni e rivoluzioni. Il mondo va avanti così, da sempre. Tutto qui, un po' come lo yin e lo yang, o come stagno oro. Il punto è se dopo il caos l'ordine che torna è meglio di prima. A volte sì, a volte mi sa proprio di no. In Iran mandano via lo Shah e arriva Khomeini. Meglio o peggio? Boh. Per gli anarchici il caos è l'ordine. Per Mao grande il disordine sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente. In Palestina arabi e ebrei sono sempre nel caos mentre tentano di trovare l'ordine. La democrazia è ordine o un caos? Stando al Covid è più un caos che ordine. In Cina però possono spararti, quindi è ordine. I gendarmi del mondo, cioè gli USA, vogliono portare ordine sul pianeta mentre vivono nel caos a casa loro. Insomma, un bel casino. Anzi no, caos. Senza il caos non si arriva all'ordine, e quando c'è l'ordine si cerca il caos.